A me mi pare piacere di fare questo viaggio, capito? Sì, allora che fai? Vuoi venire ai Caraibi? Come non volevi venire ai Caraibi? Però tuo figlio non pare molto piacere, capito? No, ma non ti preoccupa, stai tranquillo, ti sto dicendo. È tutto prenotato, meno male che tenevo qualche cosa lì sotto al stipato, capito? Ehi, ho prenotato tutto, l'aereo, l'albergo, la spiaggia. E noi mercoledì partiremo e non ci sta nessuna preoccupazione, non ci sta nessun ostacolo. E poi, qui, mio figlio e sua moglie, stanno a mettere in testa una cosa ben precisa. Capello! Che io, Gismondo Castaldi, ho lavorato tutta la vita non per fare quello che vogliono loro, cioè lui e la moglie, capito? Io, Gismondo Castaldi, ho lavorato per tutta la vita per fare quello che dico io, è chiaro? Ma quello di dire vostro figlio che tu non stai bene con la capoccia, capito? Mira, fammelo piacere, porta un commentatore, tienilo fuori mezz'ora, almeno mezz'ora dopo le 4, capito? Ho capito, questo me l'ha detto pure mia moglie, alle 4 e mezzo, non mezz'ora dopo le 4. Io ho preso, bravo, portato dentro la trattoria perché lui ci piace mangiare. A lui? Lui ci piace mangiare? È pure un pupazzo, lui fa... Sembra lui, a me. Quello è un mantaglione, quello là. E dopo siamo usciti perché lui ha detto, Amino, andiamo già a fare un bar in Cirete, capito? Mentre stavamo camminando, lui ha visto due signorine in mezzo alla strada che stavano lavorando, col dito così, e lui ha detto, Amino, ferma, fare salire, prendiamoci un bello caffè. Ma con chi vi ha su caffè? Queste due signorine col ditino fuori così, no? E dalle due signorine sale con la me. Guardare, quando non sarei tu, ma siamo usciti, siamo andati in giro, lui e io guidavo e lui piano piano ha iniziato a toccare, capito? Lui toccava e io guardavo perché dentro, come si chiama quello tale quale che tu guardi? Lo specchietto. Bravo. Ti hai fatto lo specchietto, capito? No. Tu guardavi che succedeva dietro. Bravo, io guardavo, io volevo toccare l'ingegnere, ma non potevo toccare perché. Non potevi toccare, no. Dovevi guidare. Io guardavo solamente, lui toccava. Ma ci capite, amico, vai avanti, non ci rimane.